Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo di un filato per tutti. Perché? Perché ha una tipologia di composizione che vi consentirà di realizzare davvero tante diverse tipologie di creazioni. È un filato per tutti perché ha tante varianti di colore in modo tale che possa accontentare davvero i gusti di tutti. Ed è un filato per tutti perché ha uno spessore e una struttura tali da riuscire a far sì che anche le principianti possano accingersi a fare delle creazioni all'uncinetto ai ferri in maniera molto rapida e scorrevole. Curiose di scoprire di cosa stiamo parlando? Analizziamo insieme il Cindy. Ed eccolo qui il nostro Cindy. Allora, questo gomitolo si presenta così, in un formato da 50 grammi per una lunghezza di circa 105 metri, composto per il 21% lana, 65% acrilico e 14% poliammide. Analizziamo questa magnifica e particolarissima struttura di questo, quindi misto lana con delle striature multicolor, per il quale consigliamo l'utilizzo o dell'uncinetto 5-6 oppure dei ferri 6-8. Ma veniamo adesso ai consigli per il lavaggio e per il post lavaggio. Sicuramente consigliamo il lavaggio a mano ad una temperatura tiepida. Sconsigliamo di utilizzare l'asciugatrice, ma piuttosto di riporlo in una posizione piana, lontana da fonti di calore eccessive. È possibile stirarlo ad una temperatura non superiore ai 110 gradi, ovviamente, come già sapete, apponendo sempre un panno nella parte superiore della creazione come tessuto protettivo. È possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene, ma non è possibile candeggiarlo. Adesso però veniamo all'analisi di tutti i colori proposti proprio dal Cindy. La variante di colore che abbiamo visionato finora è questa, vale a dire la variante grey blu, in cui ovviamente padroneggiano i colori del grigio, del blu, intervallati però, vedete, anche da colori tendenti magari al verde o al rosa o all'arancio, che insomma, ecco, mettono in risalto queste tonalità più scure. E come potete vedere, appunto, è una stampa davvero multicolor, quindi cosa significa? Che non c'è alcun degradé e tantomeno una sfumatura netta, è davvero un mix perfetto. Qui invece abbiamo ovviamente il beige, quindi ci sono tutte le varie sfumature di beige, dal più chiaro al più scuro. E scendiamo adesso in un profondo dark, appunto proprio con questa variante di colore, in cui ovviamente ci sono i colori più scuri tendenti al nero, ma anche qui vediamo degli sprazzi di porpora oppure di color rame che mettono appunto in risalto soprattutto il nero. E dopo il Cindy Dark passiamo adesso al Cindy Salad, in cui vediamo che padroneggia un mix di colori pastello che vanno dal giallo all'azzurro, al verde, al rosa, che sono un mix davvero perfetto sicuramente per i gusti un po' più giovanili. E restiamo su toni molto delicati con il Cindy Cipria, in cui ovviamente vediamo tante diverse tonalità di cipria e di rosa antico oppure anche rosa baby, insomma davvero un gomitolo di un colore molto molto delicato. E passiamo adesso invece al Cindy Green, dove sicuramente vediamo tutti i toni del verde, ma un bel verde molto profondo e molto scuro, intervallato poi e messo in risalto da questo rosso e da questo viola, che sicuramente ben si accostano a questa tipologia di colore. E qui invece abbiamo un bel Cindy Avio, in cui appunto sicuramente ritroviamo proprio questa tonalità di colore, ma abbiamo anche un bel accostamento, anche un po' in contrasto, fatto proprio da questo blu scuro, ma anche da questo colore aragosta, con degli sprazzi, vedete qui, di lime e anche un po' di giallo e di arancione, insomma un bel mix di colori. E concludiamo con un colore davvero molto particolare, che riuscirà però ad accontentare un po' tutti i gusti, vale a dire il caramello moro, in cui notiamo ovviamente tante diverse tonalità, questa volta di marrone, accostate anche a delle note di verde militare e di note tendenti al beige, che appunto sono un mix perfetto e sono un ottimo accostamento proprio con questa tipologia di variante di colore.
Datemi ragione, è o non è il filato per tutti, come vi avevo anticipato all'inizio, per la sua composizione, per la sua struttura, per le sue varianti di colore. Infatti, a tal proposito, analizziamole un po' e magari diamo anche qualche idea. La variante salad potrebbe ben prestarsi, ad esempio, ad un abitino per una bambina, qualcosa davvero di delicato e di fresco. Così come la variante ciprea potrebbe adattarsi bene ad un cardigan oversize da poter indossare per andare a scuola per le più giovani. La variante invece caramello moro la vedo bene per un bel maglioncino a collo alto, magari per un uomo, e per una signora un classico beige, magari un cardigan da poter indossare su un bel vestito in tinta unita oppure su una camicia. Insomma, davvero il filato Cindy è un filato che possiamo definire per tutta la famiglia. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo articolo e vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella. Noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!